Questa guerra in Siria ha avuto due campi di battaglia, no? Uno quello, il reale, concreto, che abbiamo vissuto durante questi ultimi 8 anni, ma anche un campo di battaglia è stata la informazione, che tante volte è stata manipolata da una parte e dall'altra. E tanta gente non ha i dati giusti e tanta gente le è stata offerta i dati appositamente sbagliati. E allora anche avere un giudizio più o meno oggettivo è proprio difficile. Oggi la gente si sta provando a recuperare con tanta speranza, con tanta voglia di vivere, con tanta voglia di andare avanti, ma il peso soprattutto adesso economico, no? È molto forte, nonostante che già non ci sono più i missili, già non ci sono più i bombardamenti, ma recuperarsi economicamente sarà qualcosa di molto difficile. La comunità cristiana, che di per sé prima della guerra già era una minoranza, possiamo parlare più o meno del 10%, certamente è calata sia numericamente ma anche è calata come percentuale. Adesso forse saremo 5, massimo 6% della popolazione. È una comunità che da una parte si è svegliata, ha riavvivato il senso dell'opzione di fede, dell'opzione di amore, anche di essere segno, no? di unità e di pace in mezzo ai conflitti. Allora, a livello di fede, di attività è molto vivace, ma certamente deve affrontare grandissime sfide perché ci sono tante ferite, no? Sono ferite nel corpo e ci sono tante ferite nelle anime. Noi salesiani siamo rimasti lì durante la guerra e non abbiamo avuto mai il dubbio, no, di andarcene. Sapevamo che i giovani che Dio ci fidava sono la nostra famiglia, sono i nostri tesori. E allora la nostra presenza è diventata significativa per la vita di quelli che erano vicino a noi. Per quello abbiamo dato tutto e i giovani sono oggi per oggi ci corrispondono con grande generosità. E i giovani sono molto generosi. Pensate, abbiamo a Damasco questo oratorio di 1200 bambini, adolescenti, con solo 3 sacerdoti, no? E con 3 sacerdoti che hanno tantissimi impegni e da soli sarebbe impossibile portare una opera così. Ma c'è tutto un sistema che funziona molto bene, perché ci sono tanti giovani, soprattutto universitari, che hanno vissuto lungo questi anni con noi, che sono molto generosi e molto qualificati. Lo stesso capita ad Aleppo o a Kafrun nella montagna. Aleppo è una città che forse ha sofferto di più. I salesiani continuano lì con la missione. Oggi per oggi, rimanendo soltanto 30.000 cristiani, e possiamo dire che bambini e giovani sono intorno a 3.500, di cui 1.500 vengono al nostro oratorio. Metà dei giovani della città sono dell'oratorio salesiano. E lì fanno tantissime attività, associazioni, gruppi, sport, musica, teatro, per provare a offrire un qualcosa di nuovo a tutta la città, non solamente ai cristiani. Ma soprattutto vogliamo aiutare i giovani sia a continuare il loro studio, vogliamo aiutare i giovani e alla famiglia giovani a rilanciarci, no? con alcuni anche progetti di sostenibilità economica per loro.